Uscire gli italiani di casa, e anche su questo naturalmente lei ha precisato con le dovute cautele e accorgimenti e dispositivi di sicurezza, perché se no sembra sempre che uno sia qui a dire liberi tutti come prima, però ha detto qualcosa di più. Poi vediamo se uscire noi dalla maggioranza. Certo, perché io voglio chiarire con forza che la discussione che ho cercato di aprire oggi, lei mi darà atto che avevo già cercato di farla sui temi della riapertura qualche settimana, addirittura E si è più di un mese scatenato fa. un putiferio. Dopodiché tutti gli altri paesi stanno facendo quello che un mese fa avevo chiesto che si facesse in Italia, perché la Francia la settimana prossima riapre le scuole, la Germania ieri ha riaperto i negozi, il primo ministro norvegese è andata con i bambini a scuola per spiegare come fare a tenere le distanze di sicurezza, in Spagna ci stanno rubando quote di mercato e noi siamo gli unici che continuiamo a tenere tutto chiuso. Ieri Goldman Sachs ha mostrato i dati e ha detto che il nostro lockdown è quello più duro. Conseguenza, a ottobre ci sarà una carneficina di posti di lavoro. Però io, come dire, non ho responsabilità. Lo dico, chi ha responsabilità di governo domani dovrà rendere conto di quello che ha fatto e il problema è risolto. Io però ho detto quella frase perché voglio che sia chiaro che sto concentrando l'attenzione non già su un tema politico, di posizionamento politico, di discussione politica, che c'è, che esiste, ma che, come dico nell'intervista, vedremo quando la situazione sarà normalizzata, perché quando c'hai 60 milioni di italiani agli arresti domiciliari, secondo me mettersi a discutere di maggioranza e crisi politica è assurdo. Quindi non dico che questo tema non ci sarà tra qualche settimana, qualche mese. Dico che oggi c'è un tema che riguarda tutti e non è soltanto la messa. Anfossi giudicava l'iniziativa bellissima di Bobbio Giachetti qualche istante fa. Io sono cristiano, io sono cattolico, mi piacerebbe poter tornare alla messa, ma se c'è una regola per cui non si può tornare alla messa ed è una regola razionale, logica, costituzionalmente legittima, io penso che si debba obbedire. Il punto è che non sembra che ci sia questo, perché non ci sono le forme costituzionali per derogare alle libertà sancite dalla Costituzione più bella del mondo. Non c'è l'emergenza che aveva giustificato, perché l'emergenza non è che qualcuno può avere il coronavirus, che ci sarà per un anno e mezzo, per 2 anni. Mettiamoci il cuore in pace. L'emergenza era che il nostro sistema sanitario non avesse le terapie intensive e quindi magari domani mi prende un ictus o un infarto e ho tutte le terapie intensive occupate da quelli del coronavirus. Questa era la ragione per la quale si era Però immaginato sa il che il blocco. comitato scientifico dice attenzione perché basta poco per tornare in quella situazione. Lei mi darà atto perché ci conosciamo da qualche anno e lei mi invita ormai da più di 10 anni nelle sue trasmissioni, che se c'è stato uno in questi anni che ha detto dobbiamo ascoltare i medici, che ha difeso Roberto Burioni quando lo insultavano tutti, che ha fatto una battaglia per i vaccini e non con i Novax, mentre attuali esponenti della maggioranza e dell'opposizione dicevano il contrario, beh, quel qualcuno sono io. Quindi figuriamoci se ho dei dubbi sul fatto di dover ascoltare i medici. Però qui ci sono due considerazioni da fare. Qual è il ruolo della politica? Fare da notaio alle scelte dei medici? Vi faccio un esempio perché chi sta a casa si renda conto di che cosa stiamo parlando. Se è vero che devono decidere tutto i medici, domani mattina bisogna smettere di vendere le sigarette. Perché i medici ci dicono: le sigarette fanno male. Cosa fa la politica? Io non fumo, quindi sono, come dire, fuori dalla discussione. Ma cosa fa la politica? La politica dice: la sigaretta fa male, però c'è una parte della popolazione che vuole la libertà di fumare. Io metto delle regole, metto nella sigaretta la scritta nuoce gravemente alla salute. Dico che nei ristoranti o negli uffici pubblici non si può fumare. E sulla base di questo, la politica dà delle regole. Ho fatto un esempio, ma potrei dirle sulle macchine. Molte persone purtroppo muoiono per gli incidenti stradali. Io ho fatto una legge sull'omicidio stradale. Cosa può dire il comitato tecnico? Occhio che se prendi la macchina rischi di sbattere contro un muro. Che si fa? Si torna al calesse? No, la politica mette delle regole e dice non puoi superare il 130 in autostrada, devi metterti la cintura.
La stessa cosa è per la pandemia. Io lo capisco che gli italiani sono chiusi in casa da 3 mesi con tutto il messaggio che è un messaggio di preoccupazione devastante. Ed è vero che ci sono stati dei casi drammatici, io ho perso degli amici. Però la politica, se è politica, non delega tutto ai tecnici, perché il tecnico ti dice giustamente, finché non c'è il vaccino, noi non possiamo dare per sconfitto il coronavirus. E allora chiudo. Scusi, ma con questo atteggiamento, noi moriamo di fame, non moriamo di coronavirus. Non era Perché? però lei Renzi un supporter di Colao e della Task Force?